Eccoci, dovremmo essere in diretta da 5 secondi. Ciao Davide, Ciao come Tania, stai? Tutto bene? siamo live, tutto bene. Milano Corogoce questa volta, non più Milano Corogoce, Milano Utaval. collegamento lungo, ma ce l'abbiamo fatta anche stavolta. Aspettiamo un secondino che la diretta appunto parta nel migliore dei modi. Oggi appunto facciamo quest'altra bella diretta insieme a Davide, che è collegato dalla baraccopoli di Corogoccio, precisamente dalla Greater Primary School, che è una delle due scuole che seguiamo a Nairobi. Ci colleghiamo oggi per mostrarvi cosa sta succedendo in Kenya in termini di reinserimento scolastico, in particolare appunto i bambini che piano piano stanno ritornando a scuola e come ci siamo dovuti attrezzare noi di Adici for Children per farli rientrare in piena sicurezza, che non è assolutamente facile in un contesto come quello della baraccopoli. Quindi, mentre aspettiamo che appunto le persone si connettano, si colleghino con noi, partecipino a questa diretta, facciamo un piccolo riassunto di chi siamo, cosa facciamo, chi è di chi presentando il nostro Davide, che è coordinatore delle attività a Nairobi e che ormai è in Kenya dall'inizio dell'anno. Quindi è stato veramente punto focale e riferimento per noi in tutti questi mesi difficilissimi, nei quali appunto il Covid è arrivato anche in Kenya e ha causato una crisi prima sanitaria e poi economica e sociale. Quindi Davide è stato presente nel territorio dello slum, della baraccopoli, insieme ai nostri colleghi etiopi per portare assistenza ai 2.500 bambini che noi seguiamo all'interno delle scuole e alle loro famiglie. Per chi non dovesse conoscere la realtà della baraccopoli, ma è una realtà estremamente difficile, che vede quasi milioni di persone, più di milioni di persone vivere in baracche di lamiera, senza alcun tipo di accesso a servizi regolari, quindi non c'è rete elettrica, rete idrica, servizio ordinario, e appunto sono famiglie che vivono con pochi dollari al giorno. Quindi Davide si occupa di monitorare tutte queste attività e monitorare i nostri bimbi. Io invece sono Tania, sono la referente del programma di e coordino il programma di volontariato internazionale. Quest'anno purtroppo non abbiamo potuto far partire i nostri fantastici volontari, ovviamente per ragioni di sicurezza, ma contiamo di riprendere magari l'anno prossimo quando le condizioni ce lo consentiranno. Io e Davide, appunto, lavoriamo per Alice for Children, facciamo parte di questa bellissima realtà da più di 15 anni in Kenya e appunto un'organizzazione che si occupa di infanzia, di donne, di famiglie, di difendere appunto i diritti dei più vulnerabili. Oggi siamo in collegamento da Corogoccio per parlare di scuola. Perché con l'inizio della pandemia il governo keniota aveva deciso di chiudere tutte le scuole e far perdere l'anno agli studenti per poi ricominciare da gennaio 2021, ma Davide, raccontaci un po' cosa è successo in questi ultimi giorni, proprio fulmine a ciel sereno. Eh sì, è stato proprio un fulmine a ciel sereno, nel senso che martedì il governo ha annunciato la riapertura delle scuole, in particolare della class 8 e della class 4. Class 8 corrisponde diciamo, all'equivalente della nostra terza media, è quindi la classe che va a fare quest'anno gli esami, di fine scuola primaria. Quindi c'è stata questa decisione di riaprire le scuole, se ne parlava anche nella scorsa diretta che abbiamo fatto, avevo insomma detto che le voci si stavano rincorrendo sulla possibilità di riaprire le scuole, però non ci si aspettava, diciamo, una riapertura così rapida, cioè dall'annuncio alla riapertura pochissimi giorni, non ci si aspettava questa scelta così rapida. E appunto, martedì scorso è stata annunciata la riapertura e lunedì di questa settimana le scuole sono effettivamente riaperte. E quindi naturalmente ci siamo trovati in una situazione anche un pochettino allarmante, perché comunque il Covid in sé richiede delle misure rigide di sicurezza, e però naturalmente non potevamo lasciare le scuole chiuse, e quindi ci siamo subito mossi per costruire l'ambiente più sicuro possibile. Il governo ha subito detto di non porre l'accento sul distanziamento sociale. Ed è la realtà dei fatti. Il distanziamento sociale non è possibile nelle scuole keniote,
considerando il numero di bambini che ci sono in ogni classe. Però ci sono delle altre misure che invece sono state richieste ed erano necessarie. Tra qualche minuto vi mostrerò poi quello che abbiamo fatto. Comunque questo significava naturalmente fornire sapone e igienizzante, significava fare in modo che tutti i bambini avessero le mascherine a scuola e noi le abbiamo fornite a tutti i bambini che sono sostenuti a distanza e poi costruire dei water point, cioè dei rubinetti dove i bambini possono effettivamente lavarsi le mani ogni volta che serve. Certo, ecco, quello che diceva Davide è molto molto importante, considerate che la densità abitativa di una baraccopoli rende impossibile il distanziamento sociale, per cui anche il governo keniota ha coscientemente, insomma, puntato alle misure, diciamo, cautelative per la salute sia dei bambini che degli adulti, più appunto sui dispositivi di protezione che noi, con una raccolta fondi partita già da marzo, abbiamo distribuito subito appena ci siamo resi conto che effettivamente poteva esserci un rischio sanitario, per cui mascherine, igienizzante e soprattutto nelle scuole, esattamente come sta accadendo anche qui da noi, ecco, la riapertura impone delle misure di sicurezza un pochettino più rigide, quindi provare la temperatura e chiaramente mettere i bambini in condizioni di studiare nel miglior modo possibile. Davide, se vuoi Esattamente. mostrarci appunto alcuni punti della scuola, ci fa molto piacere per capire anche Esattamente, un po' adesso il tragitto dei bimbi. facciamo subito un tour. L'altra cosa che volevo aggiungere sulla riapertura delle scuole, che prima non ho accennato, è il fatto che ci aspettiamo una riapertura a fasi. Inizialmente la voce prevalente ci dice che le scuole potrebbero riaprire per le altre classi a gennaio, però poi la realtà dei fatti potrebbe essere diversa, nel senso che nell'arco di un paio di settimane le scuole potrebbero riaprire completamente, cioè tutte le altre classi, a parte la class 4 e class 8 che sono già a scuola, ritorneranno a scuola. Questo naturalmente significa che noi dovremo intervenire ancora naturalmente con questo tipo di misure che tu hai ben ricordato. E naturalmente la sfida diventerà anche più complicata, ecco, perché operando nelle Assolutamente. baraccopoli lo spazio è molto limitato. Quindi per ora, ecco, anche per chi non è avvezzo al sistema educativo keniota, abbiamo i bambini di class 4, quindi dagli 8 ai 9 anni, i ragazzi di class 8, quindi l'ultima classe corrispondente alla nostra della terza media, che sono tornati a scuola. Chiaramente nel momento in cui ci sarà una riapertura, accoglieremo anche i più piccolini e quindi anche lì sarà una bella sfida, insomma, per cercare di fargli seguire tutte le misure cautelative. Esattamente, i piccolini saranno sicuramente la sfida più importante. Adesso, come vi dicevamo, mi sposto fuori dagli uffici. Sono, come Tania ha detto, a Gripsher Primary School a Corococcio. Mi sposto all'esterno degli uffici, così posso farvi vedere insomma, i water point che abbiamo costruito. E poi andiamo a fare una visita alle classi, insomma, ai primi bimbi che sono tornati. Molto bene, molto bene. Allora, intanto, per chi magari non conoscesse la realtà di Alice, appunto Davide è in collegamento da Corvocio. Grapeshyrd è il nostro partner locale appunto da 14 anni e con Grapeshyrd lavoriamo all'interno di questa scuola primaria che accoglie una metà dei nostri 2500 bambini, per cui come vedete siamo nella realtà dello slum, proprio nel cuore della baraccopoli. Allora, vi sto inquadrando diciamo, l'entrata della scuola, esattamente dove adesso vedete quei bambini. La mattina c'è il nostro community health worker di cui avevo già parlato in precedenza, di una clinica ospedaliera di Corogocio, che tutte le mattine si occupa di misurare la temperatura ai bambini che arrivano a scuola. Ecco, questo è il primo step, insomma, che viene fatto. Poi, in questo punto sono stati costruiti questi rubinetti che al momento sono naturalmente chiusi, il sapone lo potete vedere, dove i bambini si lavano le mani, ecco, prima di raggiungere le classi. Adesso facciamo una piccola camminata e raggiungiamo le classi. Quindi questo è Allora, adesso l'ambiente di Davide ci Corogoccio, porta ecco. a fare un piccolo tour all'interno della scuola, quindi
Davide, io adesso ti lascio campo libero, ci mostrerai appunto le prime due classi che sono rientrate tra i banchi e poi ci farai conoscere Jenny, che è una delle nostre fantastiche assistenti sociali, e Che è ci davanti a me, farai esattamente. conoscere anche una delle nostre appunto, insegnanti della scuola. Quindi ci vediamo dopo. Allora, questo intanto è Corogocio. Adesso stiamo raggiungendo Class 4, ok? Che è appunto questa classe che c'è qui a piano terra. Faccio vedere un po' i bambini che sono tornati a scuola. Eccoci qua, Class 4. Hi children! How are you? Are you happy to be back in school? Ciao, you wanna greet? Siamo. Ciao. Questa è la prima classe, vi faccio vedere un'altra class 4. Eccoli qua. Hi children, Mambo, how are you? My name, Davide, what's your name? Adesso i bambini hanno appena finito la pausa pranzo, quindi stanno aspettando l'insegnante che rientra in classe, per questo che non vedete gli insegnanti. Questa è l'altra class 4. How are you? What are you studying today? What is your name? Kingsley Kimani. Kingsley, tell me what are you studying today? Agriculture, English, maths, Swahili, and CRE. Are you happy to be back? Yeah? Are you happy to be back in school? Yes. Un'altra class 4, ok, eccoli qua, sembrano più diligenti. Hi children, how are you? What are you studying now? Agriculture. Wow. Have a good lesson. Bye. Ok, dopo class 4 ci possiamo spostare al piano superiore dove c'è class 8, dove ci sono le varie sezioni di class 8. Intanto in fronte a me potete vedere Fred e Jenny, che avete già avuto modo di conoscere. Class 8 è, come vi dicevo prima, la classe che quest'anno sosterrà l'esame, che si chiama KCPE. È un esame che è fatto a punteggio. Si arriva fino ai 500 punti ed è un esame che mette sempre un sacco di pressione ai ragazzi. Eccoli qua. Hi, how are you? Are you happy to be back? Are you studying for your KCPE? Yes. What are you studying today? Eh? What are you studying today? Mathematics. Ciao, thank you. Have a good day. Questa è un'altra class 8. Class 8, right? How are you? Fine, very thank you. Are you happy to be back? Yes. Are you studying for KCP? Yes. Are you scared? No. That's good. Bye, have a good day.
vi faccio vedere velocemente anche le ultime classi. Classe 8. Ciao. Ciao. You wanna greet my Italian friends? Yeah. Sema, ciao. Ciao. Siamo arrivati all'ultima sezione di class 8. Eccola qua. Hi, how are you? Are you happy to be back? Eh? No, you're not happy. Ok, queste sono le nostre sezioni a Gripsdale Primary School. Adesso, prima di procedere, voglio mostrarvi insomma, la vista dall'alto. E volevo intervistare, ecco qui in diretta. Beryl. Volevo intervistare Beryl. Beryl, you are in class 8. Which color? Blue. Class 8 blue. How are you? How do you feel? Are you happy to be back in school? Yes. So this year you are preparing yourself for the KCP. Yes. And how did you spend these months? Have you been able to study at home? Yes. Yes. Just revisions. Yes. And now, did you miss your classmates? Are you happy to see them? All of them? Yes. Ok, ho appena chiesto a Beryl se fosse stata in grado di studiare in questi mesi che ha passato a casa e mi ha detto di sì. Naturalmente non è la stessa cosa che studiare a scuola, mi ha detto che insomma le sono mancati i compagni, ma che adesso è contenta di essere qui a scuola. Thank you Beryl, thank you very much, have a good day. Ora volevamo fare una piccola intervista con Jenny. Adesso l'ho persa di vista, la vado a recuperare. Ricominciamo con gli insegnanti, lasciamo Jenny per ultima. Ok, questa è la sala insegnanti. Hi teachers, how are you? Who wants to talk? Hi, how are you? I have a question for you. Okay. What did the children tell you once they came back to school? Did they miss school? They told me that they have missed school a lot. So they told me that they have missed school a lot. So when they came back, they were happy to resume back to school. Did they tell you if they were able to study at home or they were struggling? Some of them were studying. Others were attending different tuitions in other places, but the majority were happy when they are school. Okay. Did they miss their classmates? Yeah, they missed their classmates. Actually, when they came, they were forming group discussion and we had to focus them into learning. And did they miss the teachers? Exactly, they missed us. Eh? Did they miss us a lot? Yeah. So you are also you are happy to be back in school. Yeah, I'm happy to be back in school again. Ok, thank you very much. Welcome. Volevo anche ricordarvi che allora l'insegnante, prima che mi dimentichi di tradurre, mi ha detto che insomma i bambini erano molto contenti di tornare a scuola. Molti di loro hanno fatto fatica a studiare in questi mesi, naturalmente, perché insomma non era facile rimanere al passo. Però sono tutti contenti di tornare, hanno formato subito dei gruppi di discussione nei primi giorni. E insomma erano contenti di rivedere i loro compagni, adesso si stanno mettendo sotto proprio per preparare gli esami. Ricordiamo anche che gli insegnanti hanno fatto un lavoro importantissimo per noi, perché nelle scorse settimane con il prevention plan, e l'abbiamo anche documentato, gli insegnanti hanno permesso di portare avanti il prevention plan dando un contributo notevole nella distribuzione del cibo, nell'incontrare i bambini, nel fornire i compiti e tutta questa serie di attività. Ora arriviamo all'ultima intervista con Jenny, eccola qua, l'assistente sociale
dei nostri progetti, anche Jenny l'avete vista in svariati video. Jenny, yes. When on Monday I went to Dandora, yes. And I was talking at the phone with you, uh-huh. That in both our schools many children didn't come back, yes. On Monday, but now they are starting to come back slowly. So what happened and what will go on now? The low turn up on Monday was because the parents were not very sure if the children will come back to school, and others are traveled to a country, so they are still coming. And to, as we speak today, the number is a bit bigger than Monday, so they are still coming back. Quello che Gianni diceva, ho lasciato il telefono a Fred, che diventa una situazione un pochino più difficile. Ho chiesto a Jenny, io lunedì sono stato ad Andorra nei nostri altri progetti e ci siamo subito reso conto che, anche confrontandomi con Jenny, che era a Corogoccio, che sebbene le scuole fossero pronte per accogliere i bambini, molti bambini non erano a scuola, c'erano molte, molte assenze. E il problema era che molti di questi bambini si trovano ancora nelle aree rurali. Cioè, durante il lockdown, molte famiglie hanno deciso di andare nelle zone rurali dove hanno, diciamo, la loro casa, dove sono il loro luogo d'origine, insomma, perché il costo della vita è nettamente minore. Però, insomma, Jenny ha avuto l'opportunità di confrontarsi con queste famiglie e alcuni sono già tornati, alcuni lo faranno all'inizio della prossima settimana. Questo proprio perché la notizia del governo è stata inaspettata e soprattutto non ci si aspettava che l'annuncio prevedesse un ritorno a scuola in tempi così rapidi, insomma, solo 5 giorni prima dell'effettivo rientro a scuola è avvenuta la comunicazione. Jenny, the other thing that I want to ask you is about the procedure that the children are going through once they arrive to school. I said that we have the thermogun, yes. We build some water points. Yes. What are they doing before entering the school? Basically, once the children come in the morning, the community health workers are at the gate. They take the temperature. Then the children wash their hands with water and soap. Then the watchman makes sure that all the children who are coming in are in mask. Basically, that is what is happening. And then during the day, the community health worker is taking random temperatures to try and find out if there are any changes and if we need to take any medical action. Okay. Yes. Quello che ho chiesto a Jenny, insomma, è qual è la procedura standard, no? Una volta che i bambini arrivano a scuola, e quello che mi ha detto è, come vi spiegavo prima, che il community health worker misura la temperatura con la pistola termogun una volta che i bambini entrano a scuola. Dopo ciò i bambini lavano le mani e naturalmente si assicura il community health worker che tutti i bambini abbiano una maschera, tutti indossino una maschera. Un altro aspetto importante è che sempre il community health worker si occupa di misurare la temperatura anche durante la giornata per vedere se i bambini, insomma, sono tutto ok ed eventualmente se dobbiamo prendere qualche azione, visto che abbiamo una partnership con il Name Hospital che è poco distante da Corogoccio. Insomma, queste sono le cose più importanti che stiamo facendo, assicurarci che il community health worker che ha iniziato a collaborare con noi durante l'inizio del prevention plan sia rimasto con noi effettivamente, ci stia dando una mano, è estremamente importante. Quindi, insomma, queste sono le azioni che abbiamo intrapreso tempestivamente, nonostante le difficoltà e insomma, tutti i problemi che Tania ha elencato prima. E, insomma, ci aspettano delle sfide ancora più importanti sicuramente, perché ora ci sono solo 2 classi e tutta la fase della pre-primary school e tutte le altre classi della primary school torneranno probabilmente nelle prossime settimane, e quindi dovremo e saremo sicuramente pronti per mantenere un alto standard di sicurezza. Adesso credo che Tania ci raggiunga. Sì, ecco, per un Davide. Saluto finale. Ecco, avevo abbandonato le mie
le mie cuffie. Per fare un servizio veramente degno di prima serata, super reportage. No, grazie innanzitutto per averci fatto fare questo tour, penso che sia molto importante non soltanto per i nostri genitori a distanza, per i nostri genitori, volontari, ma anche per chi magari insomma ci vede per la prima volta, capire quanto il nostro lavoro sul campo sia impattante, sia gestito in prima persona da te, da Jenny, da Fred, dagli insegnanti, da tutto il nostro staff che veramente in questi mesi ha passato giorni interi nello SLAM, come dicevamo prima, con il piano di emergenza, quindi con la distribuzione dei pacchi alimentari, le visite medico-domiciliari. Ci siamo subito organizzati per monitorare soprattutto quelle situazioni di bambini che vivono in una condizione sanitaria veramente precaria, quindi i bimbi che sono sieropositivi, i bimbi affetti da anemie falciforme, quindi è veramente uno sforzo grandissimo di tante persone che, come voi appunto lì a Nairobi, siete date la prima risposta, e chiaramente ecco anche la squadra qui a Milano, da parte nostra un grandissimo grazie chiaramente va a tutti i genitori a distanza che veramente con grande impegno, generosità, affetto ci seguono e sostengono i nostri bimbi, a tutti i donatori che hanno risposto alla raccolta fondi organizzata nel mese di marzo, quando l'emergenza era terribile, sembrava appunto portare conseguenze tragiche per quanto era la situazione di fondi di imbarazzo. Quindi chiaramente il tuo contributo serve anche per questo. Veramente c'è un impatto e un risultato che mostriamo e del quale vogliamo dare testimonianza. Cosa succede in concreto? Esatto, bravissimo. Gli aiuti servono, le donazioni finiscono appunto ai nostri bimbi e le utilizziamo al 100% per garantire loro veramente un futuro migliore, un'opportunità diversa. Per cui se qualcuno che volesse contribuire ai nostri progetti, sia come genitore a distanza, ma anche con una piccola donazione regolare mensile, sul nostro sito aliceforcedrum.it trovate tutte le possibilità se volete dare un contributo, perché come diciamo sempre, noi siamo una goccia nel mare, ma goccia dopo goccia, già in questi 14 anni siamo riusciti a fare grandi cose, quindi continueremo a darvi testimonianze e racconto della nostra vita nello SLAM. Quindi grazie a Davide davvero per il tuo lavoro e per l'impegno che ci metti veramente, e buon lavoro, ci rivediamo presto. Grazie mille e grazie per averci seguito e ci sentiamo presto, insomma. Non sappiamo da dove, dal Kenya, ma chissà, una volta Utawala, una volta altro slam, altro giro, altro esatto, slam. Esattamente. Grazie, buona giornata a tutti e a presto. Ciao. Buon pomeriggio, ciao.